Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, ma soprattutto benvenuti alla YouTuber Summer Cup 2024. È la quarta edizione del nostro torneo estivo a 9 squadre per la prima volta nella storia della YouTuber Summer Cup. Lo scorso anno da 6 siamo passati a 8 e quest'anno ne abbiamo aggiunta una che è tra l'altro la prima squadra ufficiale ad entrare ufficialmente nella YouTuber League e Summer Cup. Vi spieghiamo tutto tra poco, intanto vi presento la protagonista di questo torneo che è la Coppa. Io sono andato a comprarla, ve lo dico, ma mi sono fatto accompagnare a mio cugino per scaramanzia, non la tocco, non esatto, non la vinco lo stesso, però ci si prova, insomma questo è, vedete anche la struttura meravigliosa sulla quale è posata. 9 squadre e quindi struttura molto particolare che vi abbiamo presentato su Instagram, dove vi ricordo di seguirci. La struttura spalmata su 3 giorni, 19, 20 e 21 luglio, noi siamo qui a Roma al Centro Sportivo Boreale e ringraziamo per l'invito e per il supporto per questa nuova edizione. Verrà divisa in 9 partite, tutte oggi il primo giorno, ma voi le vedrete in 2 video per quella che sarà la fase a gironi. Dopo i gironi passano tutte, ma ovviamente la classifica ha un suo peso. Chi arriva prima nel girone è già qualificata ai quarti di finale, li chiamiamo così anche se sono 3 partite e non 4. Mentre la seconda dell'ipotetico gruppo A affronterà la terza del gruppo B in uno spareggio e così a scalare: seconda del B contro la terza del C, seconda del C contro la terza dell'A. A quel punto chi vince va ad affrontare le prime in questi quarti di finale, che come detto sono 3. Chi passa va in semifinale, ma mancherebbe una squadra, no, per formare i 2 incroci delle semifinali, quindi la quarta. Come si calcola questa squadra? Si fa uno spareggio tra le 2 migliori perdenti dei quarti di finale e quindi quelle che per differenza reti hanno perso con lo scarto minore sostanzialmente. Chi passa è la quarta semifinalista e il terzo giorno, nel penultimo video per voi, vedrete appunto le 2 semifinali e poi finale terzo e quarto posto e finalissima. Questo per fare un punto, ma tanto lo sapete, alla fine la cosa migliore è scendere in campo, perché quando si parte man mano capite tutto. Quindi io, prima di presentare le rose, anche perché non lo farò io ma lo farà qualcun altro, anche perché dobbiamo sorteggiare ancora i gironi e lo faremo a brevissimo, ringrazio di cuore Gillette per aver supportato e dato vita sostanzialmente alla YouTuber Summer Cup. Siamo onorati di questo. Ma adesso chiamo accanto a me non una ma 2 spalle d'eccezione. La prima è ormai la padrona di casa, l'altra una new entry, Lasagna e Alice Muzza, benvenute! Buon pomeriggio! Buon pomeriggio! L'emozione, capito? Vabbè, ma ci sta, ci sta! È bello! È la mia prima volta! È la tua prima volta? Sì. Come... cioè, è meglio da dentro o da fuori? Per come sono io caratterialmente, meglio fuori. Però, adesso... oggi cercherò di farcela tutta, guarda, di mettercela. Tu l'importante è che ti metti proprio una mano. Tu adesso sei un pochino timida. Vedi i giocatori? Stronza. Mettili in difficoltà, fai domande cattive, questo è. Mi aiuterà Lasagna sicuramente. Assolutamente. Per fortuna. Facciamo una cosa, sono scaramantico. Posso mettermi in mezzo? Vi lascio anche questo. Sì, microfono. Perché hai paura di stare vicino alla coppa, sì, che ti influenzi, sì, male. Troppo, sì, vabbè, fe. Mi rimane solo la scaramanzia. Tu quindi fai il tifo per la Juve? No, oggi devo stare in... giusto, imparziale. Parziale. Ciao Roma! Benvenuti alla YouTuber Summer Cup 2024. Parlo con voi pubblico perché c'è un giocatore che purtroppo quest'anno ha giocato una sola partita della YouTuber League e poi ha avuto un gravissimo infortunio. Oggi rientra, oggi torna in campo per la prima volta all'interno di queste competizioni e questo giocatore è Off Samuel. Quindi io voglio che facciate un bentornato super caloroso, come se avesse segnato un gol, col numero 10, Off! 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 Bentornato! Benvenuti ai sorteggi della Summer Cup 2024. Questa volta li faccio io i sorteggi perché Federico ha scelto di essere lui il capitano della Roma e quindi si sente più capitano che presentatore di questo torneo. Quindi è giusto che qualcun altro dovesse prendere questo impegno e lo faccio io. Ma ci tengo a chiamare le due madrine di questo evento, le due madre natura, ma della Summer Cup. Va bene madrine, non esageriamo Mirko. Ma a me piaceva la madre natura. Vabbè dai, la prima è Lasagna, la solita. Buonasera. Lasagna, la sempre buona Lasagna. E l'altra, chiedo di venire qui con le beate palline da cui faremo il sorteggio. Oh! Un applauso per Alice Muzza. Io intanto sposto questa coppa e facciamo appoggiare le Dragon Ball. Vedevi, ma scusa, abbiamo fatto tutto azzurro, abbiamo fatto le palline arancione.
È finito il budget, vabbè, lo capiamo, lo capiamo. Alice, io ti chiedo di venire qui al centro, perché tra i due il più, la più bella sei tu, quindi io mi metto di lato, possiamo ritagliare alla fine. Mirko, capito? Mi spiace, ma questo non era da specificare. Quanto è acuta oggi, va bene. Ad ogni modo, possiamo iniziare questo sorteggio, ma io chiedo a Lasagna di sentire il capitano dei campioni in carica. Giustamente, andiamo da Brogna, capitano del Milan, attualmente capitano della squadra che detiene il titolo. Allora, Brogna, come stai? Come stai? Allora, siamo carichi. Lo scorso anno io non ho meriti perché non c'ero, e forse è stato questo il segreto alla vittoria. Per vedere se siamo veramente forti, quest'anno abbiamo osato e quindi giocherò anch'io. Se si vince quest'anno vuol dire che siamo veramente fortissimi. Quindi forse è meglio che stavi a casa, no? Ok, clippata ragazzi, salutiamo la Lasagna del futuro che chiederà scusa a Brogna. Ma vedremo, io lo spero. Andiamo a fare comunque adesso il sorteggio dei primi estratti del girone B e chiedo alla sempre bella Alice di pescare una di queste palline. Puoi mescolare, puoi fare quello che vuoi. Oh, vi chiedo al pubblico di incitarla, dai, estraiamo. E l'estrazione dice che? Bologna! Oh! A sto punto, io in quanto chiamandomi Lasagna non potevo che andare per prima dal Bologna con il critico. Abbiamo già un critico in YouTuber League, ma questo è del Bologna. Come ti senti a essere il primo sorteggiato del secondo girone? Bene, siamo pronti. L'anno scorso meritavamo qualcosa di più, ma ce lo riprenderemo quest'anno. Si può sempre solo migliorare. Peggiorare fa fatica. Abbiamo estratto questa pallina. Chi è secondo te? Dai. Ho la sensazione che sia la Juventus. Oh, l'hai detta, eh? Ce l'aspettiamo adesso. Vediamo se è acchittata. E la prima del girone C estratta è... No! Sono... Verona! Oh! Debuttano nella Summer Cup! Nella Sverona FC! Pierino non la prende bene, li voleva nel gruppo suo. Andiamo subito con il capitano della prima squadra ufficiale a entrare in YouTuber League, Tizio. Dov'è Caio? Ma che domanda è? Va bene, l'accetto. È stato rapito, mi dispiace. Quindi adesso tu da solo dovrai portare avanti questa squadra verso la vittoria. Assolutamente sì, io e la mia squadra siamo super orgogliosi di partecipare e... Dai. Grande Lasagna, andiamo con l'estrazione. Questa è un'estrazione importante perché andranno a finire nello stesso girone del Milan. Vai. E la prima estratta assieme al Milan è... Oh, la Lazio! Ti ricordi che cosa è successo l'anno scorso? Fa più male il caldo, non li sto sentendo. Gigi, almeno il podio quest'anno lo puntiamo? Ma diciamo che abbiamo partecipato ovviamente a 3 edizioni. Secondo posto, terzo posto, quarto posto. Quindi oggi quinto. L'hai detto tu, cioè hai fatto tutto tu, eh? Le statistiche dicono questo, quindi... Questa Juventus non esce? Ancora no. Eccola, la seconda estratta del girone B. Oh, 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 la leggo, è chi lì. È la Juventus. Eccola. Andiamo a sentire subito Capitan Chinosci che giocherà la seconda partita, quella Bologna-Juventus. Capitan Chinosci che evidentemente non ha voglia di giocare, lui si è già presentato, occhiali da sole, scarpe da ginnastica, pronto per andare a casa. Assolutamente, in vacanza. Ah, così. Vuoi far pescare me? Allora mettiamo lì. Se l'organizzatore pesca poi sembra tutto... Dai, questa qua. Oh, vediamo che ho pescato, vediamo chi mi odierà. Ma sono contento che mi odi allora, guarda, come esponente del Milan ci tengo a ricordare le mie radici. Gnabry, ti ho visto anche esultare dopo essere uscito, come mai? Non pensi di essere più forte del Verona solo perché non ha mai giocato? No, perché affrontare squadre nuove è sempre bello. L'anno scorso a Fiorentina è andata bene, quest'anno è l'Hellas, speriamo altrettanto bene. Non avete paura dell'ignoto? No, perché tanto so con abbastanza sicurezza che andremo in finale anche quest'anno, quindi mi importa quello. Ma andrete in finale anche senza Jay Pata? Andremo contro Jay Pata, speriamo. Bene, nell'infografica avete visto che queste sono le tre partite, tra l'altro sono le tre partite di questo primo video della Summer Cup. Sono appunto Milan-Lazio, Bologna-Juventus e Inter-Verona. Ma adesso andiamo a estrarre quelle che vi posano in questo video, ma che le vedete nel secondo, perché nel secondo ci sono 6 partite. Alice, andiamo a pescare la terza estratta, quella che vi posa al primo turno, nel girone A. E l'estratta è... La Fiorentina! Oh, il capitano ogni santi che sperava di non essere in questo girone. Mi sta nominando sbaglio. Tutti ogni santi!
siamo fortunatissimi. Le due squadre più forti le becchiamo nel girone. Complimenti, complimenti, complimenti. Intanto io vedo lì che sono abbracciati, perché mancano soltanto loro due. Mancano da estrave Fius e Marconi, che appunto vi posano questo primo video. Stavano lì a fare, a bighellonare in giro e a farsi l'aperitivo. Ultima estrazione di questi sorteggi. Abbiamo scelto questa pallina ed è il Napoli. E nel girone C, assieme al Verona, che un po' lo se lo chiamava Marconi perché l'ha presentata recentemente su Instagram, se l'avete seguita. Bologna e Juve. Fius, come la vedi? Voi di solito non avete mai paura di niente. Anton! Lasagna! Ti ricordo che nel girone del Napoli c'è anche la Juventus, che abbiamo qualcosa in sospeso, ma la butto lì. Però ho capito, si parla di YouTuber League, si sa, quando è YouTuber League la Summer Cup è tutta un'altra storia. Brava, ti sei preparata, come sono contento! Anche io sono molto contenta anche di parlare adesso con Federico Marconi, organizzatore nonché capitano della Roma. Sei contento di essere contro Verona e Inter? Onestamente sì, perché sono molto curioso di affrontare i nuovi arrivati, ai quali ridò il benvenuto. Secondo me saranno una squadra molto tosta da affrontare, li vedo abbastanza completi. E poi l'ultima volta che ho affrontato l'Inter andavo alle medie, quindi sono contento che finalmente rivediamo Roma e Inter, che è sempre una grande classica del calcio italiano. Quindi signori, post sorteggi, pronti a raccontare la prima partita che Milan-Lazio. Accanto a me per questi gironi c'è Peppe Di Giovanni, benvenuto. Beh, un'atmosfera devo dire che mi ha travolto. E rientra anche per il Milan, ci è mancato tutta questa YouTuber League of Samuel. Come stai Sam? Tutto bene dai, per me è un grande piacere ritornare, perché non vedevo l'ora. Stare a casa a dover solo guardare su YouTube quello che succede non mi piace. Tu sei stato l'unico marcatore della Lazio dell'ultima volta che abbiamo visto Milan-Lazio in Summer Cup. Qual è il segreto per segnare a questa squadra? Non avere caldo. Il caldo c'è, si sente, si percepisce. Però siamo carichi e vogliamo riconfermarci campioni. Sì, anche perché l'ultima volta che tu hai giocato in Summer Cup avete perso la finale. Bisogna dire tutto. Cioè, uno anche non ci pensa, si dimentica, invece no, c'è Lasagna che... comunque sì. Ma allora io mi sono giocato una cosa importante, nel senso che l'anno scorso Brogna non c'era, io ho detto se mi volete come allenatore porterò Brogna, quindi mi gioco tutto perché punto su di lui, è il giocatore più esperto, rappresentativo di questa squadra e ho dentro fuori, cioè ci giochiamo tutto qua, ci giochiamo alla faccia. E poi per motivarla è bastato dire una cosa, che l'Inter è l'unica squadra che ha vinto due edizioni di fila, quindi noi dobbiamo fare lo stesso per forza di cose. Dobbiamo sicuramente giocarcela prima di tutto e poi magari portare a casa il risultato. Ci sono stati anche dei cambi a livello di squadra, per esempio il vostro portiere storico DC System non gioca più in porta ma starà a centrocampo a quanto ho capito, e ci sarà un nuovo portiere, Vlad, giusto? Esatto, Vlad so che è molto forte, mi fido, ci ho parlato, ha anche un bel fisico, un bel petto. Diego DC System sa giocare con i piedi, non gioca in campo da tanto tempo, però mi aspetto che, ecco, torni alla Summer Cup di 3 anni fa e ci faccia vedere. Comunque l'ho visto abbastanza bene, poi pure lui si allenano tutti. Beh, l'importante è che hanno un bel fisico, sì, quelli della Lazio. Un bel fisico, pure noi, dai, non ci lamentiamo. E allora entrano in campo per dare inizio alla YouTuber Summer Cup 2024 Milan e Lazio. Si parte, il calcio d'inizio del Milan è cominciata ufficialmente la Summer Cup 2024, quarta edizione, e subito Brogna con deviazione, risponde Vlad. Occhio perché Ragnar è senza guanti anche oggi, Ragnar senza guanti, occhio che c'è campo subito per Ragnar, c'è campo subito per Ragnar che è andato a calciare. È folle, folle, i portieri saranno un tema, occhio perché sbaglia l'impostazione Savage. Brogna per Nelson, parte opposta Samuel, dribbling e palla per Samuel che la mastica. E quindi torna Roma, poi Nelson in copertura, Savage vuole farsi perdonare, non molla Nelson, c'è Gigi, confusione, telecamera, non c'è fallo, e quindi gioca il Milan con Nelson che aspetta Brogna e lo serve,
Brogna forte, deviazione rimessa Milan. Qui forse poteva starci il fischio, c'è stato un contatto molto vicino alla nostra postazione. E invece ha lasciato correre Pierluigi Collina, hai visto? Gigi, appoggio vicino, si muove Savage. Occhio perché rischia Lorenzo Roma, di fisico Nelson, arriva anche Samuel. Nelson prova la giocata e palla che gli rimane incollata al piede. Poi arriva Samuel, vicino Brogna, dentro Nelson. Samuel attende e poi Ragnar, che è sempre una buona idea. Ragnar, Vlad, la tiene lì, è iniziata la Summer Cup, ha calciato in porta Ragnar. Possesso Lazio, che prova a ripartire sempre dal basso, sicuramente sta tenendo molto di più la palla la formazione Lorenzo Roma, Ragnar, e qui ha risposto bene, si era mosso a destra Lorenzo Roma, Ragnar senza guanti, alla Ragnar a dire di no. E allora angolo per il Milan con Off Samuel, movimento di Nelson, secondo palo zoccolo, c'è anche dentro Capitan Brogna, ma la palla viaggia sempre dalle sue parti. Va Ragnar, Vlad lascia lì, Nelson non calcia, poi forse sì, la difende, salta il portiere, contatto, contatto, contatto. Ha fischiato o no? Non credo. Ha fischiato o no? È calcio di rigore. È calcio di rigore per il Milan. Calcio di rigore per il Milan. Ah, mi sa che è rimasto lui. Off Samuel contro Vlad. Sotto la curva nord. Samuel! È tornato Samuel! Si è sbloccata la Summer Cup! 1-0 Milan! E poi va dritto a salutare Edoardo Bove, che è qui! 1-0 Milan! Lo aveva deciso subito perché guardava quell'angolo! Lorenzo Roma gira su Vlad, Stramacci, e ricordiamo essere non la perdiamo della Summer Cup. Lazza ancora su Stramacci, lo salta e la difende fino in fondo. Lazza, Vlad col piede, grande risposta. A Giova! Non sono venuto qui a innamorarmi di una donna, ma mi sono innamorato di Lazza. Occhio al tacco di Brogna, Samuel dribbling. Vaffanculo, non c'è nulla. Non c'è nulla, allora Vlad parte opposta. Ad aprire male su Gigi. Però ed è anche l'ultimo atto del primo tempo. Brogna, non c'è bisogno di grande velocità, di grande forma. Un tocco esterno, tacco, li manda in porta. E avanti il Milan, 1-0, decide il rigore di Off Samuel. Come sappiamo sei MVP della scorsa Summer Cup grazie ai tuoi fantastici gol da portiere. Oggi ho visto che ci hai riprovato, qual è la tua intenzione per questa Summer Cup? Allora, la mia intenzione è più che far gol, che vabbè, quello è più un plus, è tenere la porta inviolata. Bisogna prendere un po' più di coraggio, credo che la prima partita sia sempre quella più difficile. E specialmente oggi per il caldo. Vabbè, ma il caldo c'è sempre stato, devi tenere in considerazione. No, bisogna rimanere concentrati, è un po' l'unione della squadra. Guarda te, non c'è bisogno che dico altro. Mamma mia, la tua barba mi ha sgocciolato ovunque. Si ricomincia, secondo tempo, 1-0 per il Milan, sul rigore Samuel. Cross per Nelson, che era solo, era qui solo. Qui può fare tutto, Fede, può fare tutto, può anche controllare. Si fa prendere dal panico, occasione gigantesca. Porta 11, era gol. Poi di quello che vuoi, è un fatto. Nelson, che palla! Bucci, Vlad! Che palla ha dato Nelson! Che palla ha dato Nelson! Al ritmo del rap alla Rafa Leao. Mamma mia! Guarda, guarda, guarda come va, guarda come va, bene, guarda come va! Guarda, 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 è pazzesco, non è soltanto un calciatore, cioè in realtà è la cosa più lontana da un calciatore, ma ha dato una palla clamorosa. Pensa se ci provassi io a fare una cosa del genere. Cioè, ti stireresti. Ma mi stirerei nella migliore delle ipotesi. In incontro Ragnar, piattone deviato! L'ha fatto subito! L'ha fatto subito! È tornato Ragnar! È 2-0 per il Milan! Talmente sicuro di essere il più forte di tutti, poi lancia un messaggio: giocatore superiore! E facciamo calcio! E fanno calcio! Non vedevo questo fomento dai tempi di Dave Batista, la Batista Bomb. Occhio perché la curva nord chiede gli attributi alla Lazio. Siamo solo alla prima partita. Manca pochino, vedo Collina che consulta il cronometro. E infatti è finita!
Il Milan vince 2-0 contro la Lazio. I campioni in carica ripartono facendo quello che sanno fare meglio: vincere e non subire gol. Gigi, cosa non ha funzionato in questa partita? Siamo mosci, tanto mosci. Cioè non ho visto cattiveria, non ho visto voglia. Direi che per te è ricominciata alla grande la tua esperienza calcistica dopo l'infortunio. No, sono felice, contentissimo. Ma l'importante è che siamo riusciti a portarcela a casa, a vincere. Che partecipi alla Summer Cup, come ti senti? Allora, in tutte le edizioni precedenti non ho partecipato perché ero in vacanza con te. Non ho mai giocato a calcetto a 5, però in teoria si dovrebbe correre di meno, quindi tanto meglio. È un po' il tuo gioco correre di meno, vero? Ma scusa, ma l'avete messa qua per pigliarmi per il culo? Sai che sono juventina, quindi mi aspetto almeno un gol. Se no... E quindi devo fare un gol e dedicartelo? Cioè, questo che vuoi? No, è che se non fai un gol, sai che stasera. Quindi, vedi te. Doppietta, ragazzi! Siamo carichi, siamo pronti, siamo un po' avvelenati dall'anno scorso, quindi vogliamo dare il nostro massimo, anche Pata è un innesto importante. La parola chiave della nostra squadra sarà rivalsa, perché non ci piace come siamo usciti l'anno scorso, quindi il nostro obiettivo sarà fare bene. Il Bologna nel calcio vero è andato in Champions League, quindi non vedo perché noi non possiamo fare bene a questa Summer Cup. L'anno scorso non è andata troppo bene, siete usciti direttamente ai gironi. Aspettative di quest'anno? Quest'anno c'è il tuo ragazzo, quindi tocca alzare il livello, perché altrimenti se neanche lui ci porta in alto è un problema. Quasi tutto pronto per iniziare. Due ok da parte dei portieri, da una parte insta keeper, dall'altra Fene. Primo pallone per il Bologna e si parte subito con il boss, con qualità. Doppio passo, il boss cambia per Samorleo, insiste però il boss forte. Insta keeper, primo intervento della partita, percussione del 4 del Bologna. Calcio d'angolo per Jaypata, fuori per il boss, la palla schizza, buona per Kundispa, ripropone per Jaypata in area. Jaypata, chiuso ancora da insta keeper, fenomenale, ancora Jaypata, Samorleo, 1-2. Soffre tantissimo la Juventus che si salva, rimessa laterale per il Bologna, Samorleo cerca il boss, colpo di testa, doppio Ron, poi ancora il boss con la rabona, fallo di mano, calcio di punizione dal limite, Bologna Champagne. Parte Jaypata, la palla spizzica la traversa e finisce sul fondo. Riparte la Juve con l'errore della maschera, Jaypata diventa un assist, poi Samorleo lascia il boss, non poteva non segnare lui, il boss del Bologna e non solo, 1-0. Gol meritatissimo del Bologna che ha dominato in questi minuti iniziali. Kinoci a battere, c'è Campolunghi, c'è anche Ron e poi Pipega, Ron tocca proprio per lui. Duettano il 7 e il 10, Pipega con l'esterno, Fene ha capito tutto, voleva rubare un tempo di gioco Pipega, Jaypata si difende da Ron, Jaypata morbido, morbidissimo per il critico, grande palla, stop del critico e poi sinistro, insta keeper, Jaypata sta disegnando calcio. Calcio d'angolo, il boss la chiama sul secondo palo, Tiger ha altre idee, va da Jaypata! Lo ha meritato questo gol, partita sublime di Jaypata! Stop e destro, 2-0, gli lucida la scarpa il boss, finisce il primo tempo, boss e Jaypata il 4-10, attenti a quei due. Gol pazzesco con assist Jaypata, e come sta andando, come te la senti? No, bene, Pata tanta roba, avere un compagno come lui comunque ti aiuta tanto davanti, ci capiamo, basta uno sguardo, comunque ci capiamo tecnicamente, ci sappiamo fare, quindi bene, dai. Dai raga, cattivi come il primo! Pipega! Jaypata lo molla, Pipega va via, e sta keeper da un'opzione, boss della tecnica ruba palla, porta vuota 2-0, Jaypata la mette in porta, il boss della tecnica lo aspettava lì, 3-0 per il Bologna e se il secondo tempo inizia così è un problema. Pipega va a battere il fallo laterale, la chiama Campolunghi, ancora Nico,
controlla e guarda Nico, torna la Pipega, scambio campo lunghi, riesce ad arrivarci bene, forse la miglior palla gol per la Juve. Io a un certo punto avevo già alzato la voce in modalità gol, evidentemente non è giornata proprio. In tutti i sensi il boss cerca di fare una giocata da boss della tecnica. Pipega calcia, il boss della tecnica prova a uscire. Jay Pata da solo contro il portiere. Jay Pata! Vino a casa base, la tripletta di uno scintillante. Jay Pata, 4-0. Tripletta di Jay Pata, una rete nel boss della tecnica. Bologna in assoluto controllo. Nico, Pipega, in area c'è Campolunghi chiuso. Ancora Nico. Jay Pata gliela scippa, ancora Gas per andare, trova il boss della tecnica, forse torna da Jay Pata, poker servito, ancora assist del 4, ancora gol del 10, come Hutton e Becker, il boss della tecnica è Jay Pata. Vediamo che si inventa. Va col sinistro, muro, Pipega due volte, riesce a trovare il punto dell'1-5, accorcia per la Juventus. Tiger interviene senza commettere fallo, l'arbitro consulta il cronometro, dice che va bene così, finisce 5-1 per il Bologna, manita travolgente, 4 gol di Jay Pata, 1 nel boss della tecnica, accorcia nel finale, ma non basta. Grande partita, bravi tutti, Abbiamo il solito problema di sempre, che ci manca un difensore, ci manca qualcuno che capisca il gioco da dietro, che sappia muoversi, che conosca quel gioco. Ho fatto io il difensore, però i risultati non sono stati ottimi. 4 gol tuoi. Come ti senti, carico, scommetto? No, sono contento perché 4 come l'anno scorso. Ho fatto una partenza con 4 gol, quindi poi alla fine siamo arrivati in finale. Speriamo di arrivare in finale e magari vincerla. Forza Inter! Vediamo per la prima volta un mister femminile rappresentare una squadra. Tu sei sempre stata interista. Sì, diciamo che ho simpatizzato da sempre l'Inter. Non c'è Jay Pata e ci sono diverse figure nuove. Come pensi che la gestirà? Sicuramente Jay Pata è una grande perdita, però abbiamo Fratino. Ci abbiamo anche Gilbert insieme, quindi non può farci male, quindi è un bene. Non può fare male a voi. Esatto, forse. Come hai visto per ora la squadra, come hai visto il campo, come te la senti insomma? Allora, i ragazzi sono carichi, daremo il massimo. Fa un caldo boia, ragazzi, no, troppo caldo. Però anche dal nord faremo il nostro gioco. Hanno fatto un po' di giri di campo per acclimatarsi, stanno grondando di sudore, ma daranno il massimo. Allora, ti ho chiamato qui a rapporto perché il Verona è la vera incognita di questo torneo. Allora, mi devi dire come nasce la partecipazione. Ma prima ti dico che questa è la partita che mi interessa di più, anche perché è il mio girone. Il tuo girone, certo. Poi che vedo una magia, cioè Fratino col Fratino è una cosa meravigliosa. Sì. Sì. Poi però, non contento, ti dico anche che il Verona è la prima squadra ufficiale a entrare nella YouTuber League. Proprio ufficialmente siamo stati contattati dalla società che collabora con noi per questa competizione. Primo pallone per l'Inter che ha 2-10 in campo. Quello in possesso di palla è Fratino. Cerca Gilbert, controlla e prova a passare. Ovviamente con il Fratino l'Inter per maglie che potrebbero confondersi, soprattutto perché è calata la sera su Roma e c'è anche un minimo di aria, fortunatamente. E questo pallone è il momento più bello del video, capito? Pallone giocato su Fratino, davanti per Gilbert. Sombrero, è andato Gilbert! È andato Gilbert! Si accende da fenomeno! Sombrero e sinistro! Mostro! Inter in vantaggio! E gol, facciamo calcio! Senza senso! Ragazzi. Senza senso! Calcio, calcio! Andiamo! Let's go! Lowick, appoggio laterale, allora possibilità per il Verona che si distende con il destro piazzato da parte di Fed, pallone che finisce sul fondo.
Fratino largo, come sempre intesa con Gilbert, lascia passare il pallone e calcia con sinistro. Mamma mia, Gilbert. L'ha toccata, credo, Vito. No, dice, no, di, dice no. Di no. Credo che siamo agli sgoccioli di questo primo tempo. Infatti, Collina sta consultando il cronometro. Fra poco dovrebbe terminare la prima frazione. Mi piace che sia ufficialmente diventato Collina, è meraviglioso. Ormai l'hai detto tu, quindi io ti vengo appresso. Infatti, finisce il primo tempo. Finisce 1-0 per l'Inter. Complimenti Gilbert, per questo primo tempo stai trascinando la tua squadra. E come si va in questo secondo tempo? La prima cosa, voglio ringraziare Federico Marconi, dottore Federico Marconi, per tutto questo grandissimo possibilità che dà a tanti giovani di fare le cose negative sulla strada, si ritrovare qui tutti insieme e si divertiamo. E ringrazio la mia squadra, ringrazio il mio capitano Gnabry e ringrazio soprattutto il mio vice capitano Fratino per la passa decisiva che mi ha fatto, l'assist che mi ha fatto. E tutto questo lavoro non è un lavoro solo di Gilbert Nana, è un lavoro di gruppo, perché abbiamo parlato. L'importante non è di fare gol, ma di giocare un gioco di squadra, perché l'Inter, voi sapete benissimo, l'Inter è una grandissima squadra e merita anche a livello della YouTube League o della Zoom Cup fare le cose bene, perché noi abbiamo le tifose che non lascia mai, che non ci fa sempre. E questo gol voglio dedicare a mio padre, che è malato di più 3 anni, che soffre tanto. Papà, ci dedico questo bellissimo gol, ci voglio bene, continuiamo a lottare, non deve mollare, perché ci voglio bene. E grazie anche alla Sagna e grazie a tutti. Aspetta, e perché la gente come noi non molla mai, e perché la gente come te non molla mai. Primo pallone del secondo tempo per il Verona con Federic, che è pronto a battere. Solo un gol di distanza, bellissimo, ma è solo uno, quindi il Verona ha la concreta possibilità quantomeno di strappare un punto, e sarebbe già un'impresa titanica, no? Visto comunque che si non abbiamo ancora visto un pareggio in questa summer camp. Esatto. Gilbert prova ad andare, Gilbert tocca vicino, possibilità con l'appoggio per Fratino, scambio con Gilbert, come gioca, parlano l'Inter, parlano la stessa lingua Gilbert e Fratino, palla per terra, tutto di prima, tutto bellissimo, più o meno la stessa lingua parla, no? Ha detto, però comunque, c'hai ragione, ti dico anche però che in quel caso parlavano la stessa lingua fra i passaggi. Fratino al suo esordio assoluto in YouTuber Summer Cup. Fratino, sali, uscita lui, e sali, prende velocità, sali. È partito Isaac, visto, altra parte Gilbert, sinistro incrociato, gran parata, mamma, di Vito GK, ma negli spazi l'Inter è dilagante, no weak, mancino lo sanno, tocca vicino sul danese, Gilbert fa un po' il tergicristallo, ma tanto chi se ne frega, il tergicristallo, ma che termine meraviglioso, ma basta. Fed, prova a passare Isaac, ma questo è, non so se basta, è legale, ma, dire, ma basta, basta. Occhio, Gnabry scippa il pallone, prova ad andare da solo, poi si ferma, sterza, va da Fratino che può piazzare, finta il tiro, torna da Gnabry, stop e destro, traversa la palla, da una carezza all'incrocio dei pali e finisce sul fondo. E che sai, ti arrivano Gilbert che oggi è Super Saiyan, Fratino, Gnabry, e va in difficoltà. Fallo laterale, lo va a battere Ranghi. Sì, Ranghi, sono impazzito. Gnabry, Fratino, com'è che l'hai chiamato? Ranghi, non Ranghi, Gnabry gioca vicino per Fratino, cerca la palla dentro, grande gol dell'Inter, eccolo lo schema, la palla giocata per terra con Raimondi che sbuca dal nulla, che è sempre più veloce degli altri, firma il 3-0 e mi sa che la partita è andata. Segnano tutti, giocano tutti, un gol e due assist per quello lì, per lo Spice Boy, per Andrea Fratino, è 3-0. Finisce anche questa terza gara, tre gol dell'Inter al Verona senza subirne, gran gol di Gilbert che scarta la partita che poi viene chiusa nel secondo tempo. E come vedete in grafica abbiamo anche il quadro delle partite complete adesso, perché la seconda fase vedrà in campo la Lazio contro la Fiorentina, il Napoli contro la Juve in una grande classica perché sarà anche la finalissima della YouTuber League, e poi il Verona contro la Roma, tutto questo ovviamente nel secondo episodio.